una può avere due soluzioni, una vera o una falsa. Ma vero e falso è duale. Allora si scopre, perché gli esperimenti scientifici mostrano questo, che sei te che stabilisci qual è la parte vera e la parte falsa, sei te che stabilisci qual è la cosa che deve essere. E automaticamente hai anche deciso qual è la cosa che non deve essere. Quando tiri una monetina in aria e viene fuori testa, sai che dall'altra parte sarebbe venuto fuori croce. Quindi il dualismo è finto, perché la tua scelta ha scelto automaticamente anche l'altra parte, perché tu hai scelto di non sceglierla, ma l'hai scelta. Quindi da un punto di vista matematico e fisico sostanzialmente si vede che noi siamo i creatori del nostro universo. Se è così, non c'è la dualità, quindi non ci sono i buoni e i cattivi, non c'è la destra e la sinistra. C'è sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa che ci appare, c'è sempre qualcosa che in realtà dietro la destra e la sinistra è qualcosa che unifica, ed è la massoneria. La massoneria che finanzia i partiti di destra e i partiti di sinistra, così chiunque vince, vince la massoneria. E questo vale anche per Beppe Grillo. Assolutamente. Non vi crediate che votare per Beppe Grillo sia la terza via, perché è la terza fregatura, non la terza via. Però è giusto che gli italiani, attraverso il loro processo di consapevolezza, passino attraverso la terza fregatura. Perché è necessario, perché se te non lo fai non lo vedi. Cioè l'errore è fondamentale in questo senso, e quindi l'errore non esiste, perché te devi comunque fare l'esperienza. Quando hai fatto l'esperienza di qualsiasi cosa e l'hai compresa, ti rendi conto che non serviva a farla. Ma rendersi conto che non serve farla, ci si può rendersene conto solo se l'hai fatta. Cioè, te tocca fare l'errore, perché se no non lo vedi. Ed è così in tutte le cose, anche nel preparare. Non esiste però, non cercare di non fare errori è sbagliato. Eh sì, certo, assolutamente. A questo punto facciamoli con serenità. Facciamoli con serenità, cioè comprendiamo una cosa fondamentale, che è, non esiste fare gli errori, cioè la gente fa al meglio di sé sempre. Quindi anche il più grande stronzo dell'universo ha pensato che quella cosa andasse bene fatta così. A te ti apparirà così, no? È il discorso che io faccio sempre, no? Una volta pensavo che Berlusconi fosse cattivo, oggi penso che è stupido. Ma è diverso, perché prima, se era cattivo, avrei potuto avere la licenza di andare lì, sparargli e spaccargli la testa con un colpo di scure. Ora mi fa pena. Perché poverino lo devo ammazzare? È uno che arriva in ritardo a capire le cose, ma poverino anche lui ci arriverà. Il problema è che il suo modo di pensare può in qualche modo ritardare in qualche modo l'apparizione del mio mondo felice. Perché qui c'è un problema complicato. Il problema complicato è il problema della barca. Allora te sei in barca e stai remando, e in barca ci siete in due, no? Uno dei due vede un gorgo, cascata del Niagara, la deadline, e dice andiamo lì. E te gli dici, ma come vai lì che dopo ci ammazziamo tutti e due? No, no. E tu sai che lui deve fare l'esperienza. Sai che lui si deve ammazzare per capire. Però ti ammazzi pure te. E allora quello che succede è che sostanzialmente c'è la situazione in cui tu sei costretto, saresti costretto a perdere la vita, perché sai che l'altro comunque non lo convincerai. E allora cosa succede a questo punto? A questo punto, e questo è il punto dove succede il miracolo, perché la tua consapevolezza passivamente influenzerà l'altro. Te ti aspetti, cioè c'è una soluzione, o te sei veramente convinto che l'altro stia sbagliando, e allora l'altro si fermerà. Ma si fermerà da solo, perché la tua consapevolezza in qualche modo coinciderà a un certo punto con la sua. Ma se non è così, se vi ammazzate tutti e due, è perché te stesso non sei convinto di avere ragione. Funziona così, è incredibile. Allora non obblighiamo l'altro a votare per te, perché tanto questo non capisce. Ma te fai qualcosa dentro di te per cambiare il mondo esterno, cioè il triade color test. Ma Iale, come l'ho detta bene. Cioè veramente io potrei vendere frigoriferi in Alaska. Arriva il mondo felice.
il mondo felice è già qua, solo che noi non lo vediamo perché non ne abbiamo la consapevolezza. Quanto manca? Un miliardesimo di secondo, perché nell'universo il tempo non esiste. Quindi a noi ci sembra che possa mancare un anno, un mese, un giorno. Ma in realtà non è così. Però, professore, occorrerebbe pure fare delle prove. Io nel mio piccolo sto programmando e mentre ho i soldi mi stanno... Assolutamente. Non allora c'è io acquisisco... Forza. Sistema, assolutamente. E poi trasmetto col sistema. Assolutamente. Assolutamente. A Berlusconi certo, trasmetto. Assolutamente. Marta, è così. È così. Quando uno comincia a comprendere che lui è il fautore della sua realtà, che comincia a fare questi strani piccoli miracoli, che dice: porca puttana, ma lo sai, stavo pensando a Giuseppe, dring, ha suonato il telefono. Sarà un caso. Dopo la quinta volta che ti succede, cominci a comprendere che sei te. Ecco, in quell'istante, quando te cominci a comprendere questo, il fenomeno ti appare sempre di più e comprendi che ti appariva anche prima, ma non te ne accorgevi. Cioè, te i miracoli li stai facendo sempre, l'hai sempre fatti, solo che non te ne sei mai accorto. E questo è il problema. Ovviamente, se te fai i miracoli, allora il Papa non serve più. E allora il Papa non vuole che tu fai i miracoli. E il Papa che cosa dice? Non pensiate di fare un percorso di autocoscienza da soli. Vi dovete rifugiare sempre nella figura di Gesù Cristo. Così ha detto il Papa. No. Cioè, Gesù Cristo ha fatto i cazzi suoi benissimo, poverino, sono tanto contento. Prima o poi va in pensione Gesù Cristo, come va in pensione Buddha. Buddha, mandiamolo in pensione. Buddha ha capito tutto, si è seduto sotto il sicomoro lì e ha contemplato l'universo. No, te devi fare qualcosa, hai capito tutto, fai. Cioè, se stai fermo, è come se qualcuno dal piano di sopra ti avesse detto: sì, ora hai capito tutto, però mi raccomando non mi rompere le palle a me, quello del piano di sopra. E Buddha si è fermato. Noi siamo oltre Buddha, ma il motivo fondamentale è anche perché noi siamo Buddha. Ma è passato del tempo, nello spazio-tempo, il tempo passa, Buddha è vecchio, noi siamo anche Buddha, ma nel frattempo abbiamo acquisito più consapevolezza di noi, quindi siamo andati avanti. Non si deve pensare che Siddhartha era lì, e Siddhartha era lì e noi siamo qui, un po' più avanti. Cioè, bisogna rendersene conto, perché se noi pensiamo che Siddhartha sia irraggiungibile, siamo fregati. Noi l'abbiamo raggiunto e superato, e non c'è niente di male. E non c'è niente di male. Noi siamo anche Buddha, ma come un bambino piccolo. Buddha è il nostro bambino piccolo che eravamo una volta. Ora siamo andati avanti, sappiamo un pochino di più. Che problema c'è? L'universo imploderà. Anzi, imploderà l'universo, imploderà. Finirà. Dunque, finire vuol dire anche cominciare. Quindi è un concetto duale. L'universo è un universo olografico, virtuale, nel quale c'è un inizio e una fine, perché noi lo abbiamo costruito così. Quando noi abbiamo imparato, questa è la realtà virtuale, abbiamo imparato a modificare la realtà virtuale, a farla, a costruirla, a sapere com'è fatta, l'universo ne possiamo fare quello che vogliamo. Lo possiamo far finire, lo possiamo far continuare, lo possiamo far duplicare. Noi siamo i creatori dell'universo. Il problema è... certo, perché ci dobbiamo dare sempre le martellate sulle palle? Cioè, cerchiamo di, visto che la giostra l'abbiamo costruita noi, poi in qualche modo c'è stata una serie di eventi che ce l'hanno tolta di mano e noi abbiamo lasciato che le cose andassero così, perché era importante che la giostra ci venisse tolta di mano, perché noi dovevamo comprendere e ricordare che un giorno avremmo ripreso la giostra che avevamo costruito noi. Ma per fare questo dovevamo passare attraverso il fatto che qualcuno ce la togliesse di mano. Ora, la giostra la stiamo riprendendo in mano. Beh, prima di andare in pensione e di spegnere la lucina dell'universo, mi ci fa qualche giretto. Cioè, questo potrebbe essere il mondo felice. Poi, cioè, è talmente divertente che magari decido sempre di... Ma già che ce l'abbiamo fatto, questo universo, teniamolo. Oppure no. L'anima è immortale, il che vuol dire non eterno, è immortale. Immortale vuol dire che la costruzione dell'anima è una costruzione di tipo vettoriale, cioè inizia e finisce.
inizia all'inizio del tempo, finisce alla fine del tempo, ma quando finisce la parte animica, che tutto l'universo si chiuderà, ci rimarrà la coscienza è eterna, l'anima è immortale, sono due concetti differenti. Che differenza c'è tra immortalità e eternità? Ammettiamo che io sono immortale, se a me non mi rompono le palle io vivo per sempre. Se però attraverso la strada e qualcuno mi mette sotto, muoio. Ecco, questo è l'immortale. L'eterno, anche se mi mettono sotto, non muore. Non può morire, non c'è la morte. Sostanzialmente noi siamo noi. Se la nostra coscienza si riforma, una coscienza intera, torna a essere tre, da tre diventa uno, dall'immortalità dell'anima passiamo all'eternità della coscienza. Quindi non c'è più nessun problema. Non c'è mai stata poi la morte in questo universo. Perché l'universo non è mai iniziato né finito, perché è uno. Non sono due o tre. Quindi se c'è l'uno, c'è solo quello. È come dire io mi sento solo. Come ti senti solo? Te ti senti solo se sei in due e la tua seconda parte non c'è, e allora ti senti staccato, diviso da quell'altra parte. Cioè stai vedendo il mondo diviso. Se te sai di essere unico non può essere solo. Che fai? Solo di se stesso? L'unica cosa che c'è te la porti sempre con te? Non puoi essere solo. Allora la solitudine è l'idea dell'avere qualche cosa che ti manca. Se te c'hai qualcosa che ti manca, vivi nella dualità, cioè non hai compreso, perché te sei un essere unico, non hai bisogno di niente. Se non hai bisogno di niente, non c'hai neanche bisogno dell'amore di un altro, perché l'altro non c'è, sei sempre te, eccetera, eccetera, eccetera. Anche oltre alla coscienza gemella. Poi ne parleremo magari della coscienza gemella. Il discorso dell'universo, che c'è la teoria di pluriuniversi, non è unico, dicono che ce ne sono paralleli a noi. La teoria dei pluriuniversi è un tentativo. Allora, gli scienziati cercano in tutti i modi di farsi quadrare i conti. Una delle possibilità di farsi quadrare i conti e quindi poi andare verso il mondo felice, cioè le video nell'universo che noi abbiamo scritto, è anche l'idea dei pluriuniversi. Perché? Perché ognuno di noi è un universo, è una bolla. Cioè questo è un universo inflazionato, noi dobbiamo capire che tutti questi universi inflazionati si sentono diversi solo perché hanno consapevolezze differenti. Quando si uniscono insieme, l'avete mai visto, due bolle che pum si aprono e si forma una bolla sola? Perché la tensione di vapore esterna della prima e della seconda bolla è diventata uguale. Siccome la tensione di vapore ha a che fare con la coscienza, sarebbe un problema, però si può dimostrare questo fatto qua, perché è un modello della coscienza che ha a che fare con la realtà della superficie delle cose e non con il volume, con la superficie delle cose. Ecco che il modello del pluriuniverso rappresenta in realtà la società che abbiamo oggi. Che differenza c'è tra una palla di vetro e una sfera di cristallo? Da un punto di vista chimico ce n'è tante. Una sfera di cristallo costa un sacco di soldi, una palla di vetro costa 5 lire. Già questa sarebbe una bella differenza. Come consistenza, una sfera di cristallo, ideicamente, la sfera di cristallo è qualcosa che tu pensi di pregiato e la palla di vetro è qualcosa che tu pensi una imitazione di qualcosa di pregiato, ma che in realtà non lo è. Quindi sono tutte e due poco pregiate, quindi alla fine. Quello, il nostro cervello vede le cose nella realtà virtuale, quindi le vede come le sa leggere, come le sa vedere, quindi vede i colori, vede le forme, ma queste cose in realtà non esistono. Il nostro cervello è un lettore di ologrammi. Questo si vedrà bene a Pescara quando farò quella conferenza il 23 agosto. Mi sembra che sia il 23 agosto. Senta, ma non c'è mai stato nel passato un uomo che è riuscito a arrivare alla consapevolezza, che ha provato a modificare, secondo me? Ci sarà sicuramente stato. Però era solo, Può darsi che non ne fosse il momento. Cioè i greci, che sono gli antichi greci, avevano tre visioni del tempo: il tempo cronos, il tempo meteorologico e anche un terzo tempo, cioè il fato, è il momento che le cose accadano. Cioè se il momento non c'è, le cose non accadono, e questo ha a che fare con la consapevolezza. Probabilmente non ce la faceva da solo, la sua consapevolezza.
Ora io devo dire che ne basta uno, secondo me, ma non tanto perché lui sia la driving force per fare, per tirare il carretto, perché da solo te il carretto non lo tiri, però metti a disposizione il tuo punto di vista e lo metti a disposizione di tutta la cascia, si potrebbe dire così, di tutto l'universo. Sta alla buona volontà degli altri andare a guardare e a leggere i libri. Forse adesso il tempo è maturo proprio per internet, perché c'è facilità di comunicazione. Ovviamente, perché questo, perché questo è legato a un problema fondamentale, che è il problema dell'entropia. Allora, io sono il governatore di questo universo. Per governare l'universo devo tenere l'universo separato, perché sennò l'entropia aumenta. Allora, nel tentativo di tenerlo separato, in qualche modo faccio di tutto, mi invento internet per riuscire in qualche modo a controllare il pensiero di tutti, e sapendo che te la pensi come lui, allora se vi trovate vi mettete insieme, allora io agisco su di te per fartela pensare in modo diverso. Bene, in quell'istante, siccome l'entropia se ne fotte di quello che te fai, trova il sistema in automatico di tamponare la situazione. Chiunque ti fa del male, ma non fa altro che accelerare il processo di guarigione. Incredibilmente. Questo si vede anche sostanzialmente in tutti i processi, anche nei processi di acquisizione di consapevolezza. Te vivi felice perché non sai che tua moglie ti fa le corna. Io vengo da te e ti dico: tua moglie ti fa le corna, e te ti incazzi e ci stai male, però hai capito. Cioè, nell'istante in cui io ti voglio fare uno spregio, ti voglio far star male, ti voglio far diminuire la tua entropia all'interno, alla fine l'entropia aumenta sempre. Non, cioè, noi potremmo non fare niente, che andrebbe bene lo stesso. Ma qual è la differenza? Famo qualcosa, così ci togliamo dalle palle questo posto il prima possibile. E lo ricostruiamo nel modo migliore, il mondo felice. Se no è inutile che io mi lamento dei politici italiani se continuo a delegare loro di governare al mio posto. 2 + 2 non fa 19. Senta, l'occhio come va? L'occhio, qual è la seconda domanda? Mi hai risposto così d'altro, uguale. No, benino, ma me la cavo. Me la cavo, sì. Me la cavo, no, me la cavo. Che poi l'entropia può diminuire localmente, però. Localmente. Però non globalmente. Non globalmente, certo. E nell'istante in cui diminuisce in quel punto, in quel momento, c'è qualcuno che sta tentando di fare questo, perché non è un processo spontaneo. Il processo spontaneo va sempre nella direzione opposta. Cioè, come dico io, quando uno si ammala, le cellule del corpo diminuiscono di entropia, le cellule malate. No? Diminuiscono di entropia, cioè aumenta il loro disordine. Per esempio, basta vedere la temperatura delle cellule che sale, quindi diminuisce, sale l'energia. Nel salire l'energia fa diminuire l'entropia, perché c'è un segno meno davanti. Bene, questo vuol dire che il processo di guarigione è un processo spontaneo, il processo della malattia, dell'ammalarsi, no. E invece sembra il contrario, sembra che ti ammali ogni 5 minuti e per guarire un casino. No, perché te ti stai dando le martellate sulle palle da solo. Tutte le volte che pensi voglio guarire, in automatico un altro pensiero scatta dentro di te: ma figurati se ce la faccio. E così sei te stesso che fai miracolo e contro miracolo. Se ti va bene rimani lì, se ti va bene, se no ti ammali. Uno dei principi dell'entropia non è la tendenza alla dissoluzione. Alla dissoluzione che vuol dire? Naturalmente, in condizioni normali, la natura va verso la dissoluzione. No, 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 dunque, sì, no, no, ma ragioniamoci sopra. Cosa dice Ilia Prigogine? Ilia Prigogine diceva che il processo spontaneo è quello di morire, non quello di nascere. In quel senso lì, l'entropia va